Una bravata che poteva costare cara a due minorenni. Poco prima di mezzanotte, un cittadino di Riolo Terme, pensando di trovarsi davanti a dei malintenzionati, ha segnalato al 112 la presenza di due individui incappucciati che si aggiravano tra le case armati di torce e che avevano tutta l'area di perlustrare il quartiere per un eventuale furto. I carabinieri, alla ricerca dei due uomini, hanno poi incrociato un motorino su cui viaggiavano due persone proprio col cappuccio, che però, all'alto delle forze dell'ordine, si sono date alla fuga, cercando di seminare la gazzella dei carabinieri imboccando una strada sterrata in piena campagna. Dopo alcuni chilometri di inseguimento sul terreno scosceso, il guidatore del motorino ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. In caserma si è poi scoperto che i due ladri erano in realtà due quattordicenni che, non avendo il casco alla vista dei carabinieri, hanno tentato di farla franca per non essere multati. Le autorità hanno invece provveduto al sequestro del ciclomotore e li hanno sanzionati per non essersi fermati all'ALT per guida senza casco e trasporto irregolare di passeggero.